Approfitto della presenza del Vicepresidente del Consiglio in questo caso per porgli due problemi. Vedo l'amico Durigon appena reduce da una riflessione filosofica in un ristorante qui di Benevento, abbiamo visto le foto, eravate in piena sofferenza tutti quanti, mentre noi eravamo al freddo e al gelo. Durigon aveva un impegno assunto con il Presidente della Regione Campania di sbloccare i fondi sviluppo e coesione, a fronte di un mio impegno di fargli un monumento a Piazza del Plebiscito, se ci riusciva entro un mese. Mi ha tradito. Mi ha tradito e quindi si è perso il monumento a Piazza del Plebiscito. Allora sto parlando di una vicenda che è diventata insopportabile dal nostro punto di vista, che riguarda lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione e dei fondi POC. Parto da questi ultimi. La Regione Campania ha accantonato, quando ha fatto l'accordo di partenariato con l'Unione Europea 3 anni fa, 1.300.000.000 di euro di soldi della Regione. Cioè noi abbiamo sottratto al nostro FES e al nostro Fondo Sociale 1.300.000.000 di euro, soldi nostri, per avere la gestione di una riserva finanziaria da destinare in modo particolare ai comuni del territorio. Ci sono centinaia di comuni che non hanno completato entro dicembre dello scorso anno la realizzazione e la certificazione di fondi FES. Questa è una cosa che già conoscevamo, ovviamente, perché già abbiamo fatto un intervento analogo quando ci siamo insediati la prima volta. Qual è la situazione? In questo momento abbiamo 290 stazioni appaltanti che non hanno completato l'opera a dicembre e quindi dovrebbero o finanziare con fondi di bilancio o andare in contenzioso con le imprese. Nell'ambito del fondo POC abbiamo accantonato 500.000.000 di euro per dare una mano ai comuni perché completino l'opera. Se non si sbloccano queste risorse, noi avremo altri 290 comuni che vanno in dissesto, punto. Non ci vuole molto a capirlo. Non si capisce per quale motivo vengono bloccate queste risorse che sono della Regione. Lo Stato non c'entra niente. Segnalo questa criticità, che non riguarda la Regione Campania, non è che andiamo in dissesto noi, riguarda 291 comuni per un importo di 500.000.000 di euro di opere non completate. Credo che sia un atto di responsabilità fare in modo che 290 comuni non vadano in dissesto. Poi c'è il capitolo FSC. Ho visto che ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha siglato l'accordo di coesione con l'Emilia Romagna. Mi sono commosso ovviamente. Ho appreso anche che all'Emilia Romagna erano stati anticipati già nel 2021 altri 120.000.000 di euro di fondi FSC. Mi sono commosso ancora di più, noi stiamo ancora aspettando. È un anno e mezzo che stiamo interloquendo con il Ministero della Coesione per sbloccare i fondi sviluppo e coesione, che significano finanziamenti per i campi flegrei, finanziamenti per i comuni per le opere di viabilità e di assetto del territorio, per il recupero di beni storico-artistici, per il recupero ovviamente anche di beni che sono pericolanti. Abbiamo una corrispondenza in corso da un anno. Non vi racconto i dettagli di questa corrispondenza, dei peli, dei contropeli, dei sottopeli, eccetera, eccetera. Abbiamo diffidato il Ministero della Coesione perché concluda l'iter amministrativo nei 30 giorni necessari. I 30 giorni scadono il 30 di questo mese, che è, credo, sabato. Noi procederemo lunedì successivo ad un esposto denuncia alla Corte dei Conti, alla magistratura contabile, alla magistratura penale per inadempienza del Ministero della Coesione. Un anno e mezzo di ritardo, vorremmo spiegare al Ministro Fitto, significa un aumento del 30% del costo delle opere, oltre che un danno immenso al territorio,
alle imprese, alle famiglie, ai professionisti della nostra regione. Ora, perché faccio questo appello al Vicepresidente del Consiglio? Noi stiamo registrando, e la cosa è paradossale perché si discute di autonomia differenziata, stiamo registrando il più sconcertante e clamoroso processo di centralizzazione statale che si sia mai visto in Italia. E non sul governo, su una parte del governo e su un ministero. Quindi abbiamo assistito allo scioglimento dell'Agenzia per la Coesione, abbiamo perso i primi 9 mesi trasformata in un Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Questo significa ovviamente avere tempi triplicati perché ogni atto del Dipartimento della Presidenza del Consiglio va sottoposto alla Corte dei Conti, diversamente che l'Agenzia della Coesione. È il primo. Secondo, l'accentramento del PNRR. Benissimo, problemi del governo. Secondo, l'accentramento dei fondi sviluppo e coesione, e stiamo perdendo un anno e mezzo. Terzo, l'accentramento della ZES unica meridionale, sempre presso il Ministero della Coesione, con una prova sconcertante di incompetenza e di inefficienza. Noi abbiamo in Campania la ZES più efficiente d'Italia, il 60% degli sblocchi di investimenti sono qui. Allora perché mi rivolgo a Salvini? Perché nella continuità anche del Ministero, che ho avuto modo di frequentare anche dall'interno, tutto quello che abbiamo impostato noi nel piano sviluppo e coesione lo abbiamo concordato con il Ministero delle Infrastrutture. Per quello che ci riguarda non c'è più niente da controllare, che dobbiamo controllare. La motivazione che ci viene data è che prima di sbloccare i fondi dobbiamo controllare, ipercontrollare, sottocontrollare, ma che diavolo volete controllare? Quindi tutto quello che è presente nel nostro programma è già concordato con il principale nostro interlocutore nazionale, Ministero delle Infrastrutture. Allora io chiederei sinceramente un intervento deciso del Vicepresidente del Consiglio per spingere ad una conclusione questa partita che sta determinando un danno enorme. Primo, all'economia del Paese, parliamo di una 20 miliardi di euro che vengono spostati nel tempo. Secondo, ovviamente, alle imprese, ai comuni, alle università, ai consorzi, alle comunità montane della regione Campania. Così come invito altri colleghi parlamentari ad avere rispetto per la verità dei dati, oltre che per la fatica di chi sputa sangue nei territori. Quindi, se si certifica l'avanzamento della spesa ai fondi europei e la certificazione la fa l'autorità di gestione, quello è il dato. E chi continua a mentire su questi dati è un farabutto, parlamentare o ministro che sia. È chiaro? E non abbiamo più voglia di tollerare atteggiamenti di questo tipo. Vabbè, questo vale anche per altre cose, ma mi fermo qui, che riguardano la sanità, per le quali bisogna alzarsi in piedi quando si parla della regione Campania. Poi ne discuteremo nell'ambito del dibattito sull'autonomia differenziata, sulle condizioni nelle quali siamo costretti a lavorare. Mi fermo qui. Io spero, caro Ministro e Vicepresidente del Consiglio, che tu sia più cristiano di Claudio Durigon, lui non più comprensivo e più solidale, ecco, con noi. Lui si è impegnato in un'assemblea dei contadini che avrebbe fatto, per la verità non ha dato una data e lui stesso aveva qualche dubbio. Io mi ero impegnato a fare questo scambio perché era il periodo in cui hanno bruciato a Piazza del Plebiscito la Venere degli Stracci, e io avevo detto mettiamo al posto su un monumento a Durigon. Non abbiamo avuto niente. A maggio dello scorso anno il credo capo di gabinetto del Ministero dell'Autonomia ha detto la settimana prossima noi firmiamo l'accordo di coesione, a maggio. Allora, io credo veramente che siamo arrivati in situazioni delicate.